Non corrisponde al mio modo di essere dilungarmi per spiegare quel che faccio o ho intenzione di fare. Ma visto che da un po' di tempo qualcuno sta cercando di far passare la mia riservatezza come prova di aver fatto poco o niente, come sindaco di un comune capoluogo, forzerò il mio carattere per dire alla gente di Pavia cosa il comune ha fatto finora e cosa ha intenzione di fare. Un video messaggio pubblicato nella serata di giovedì sulla sua pagina Facebook ha scelto lo strumento dei social, il sindaco Fracassi, per rispondere alle polemiche sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Tante sono le azioni messe in campo, ha spiegato in un video di 8 minuti. Dagli aiuti al San Matteo al posticipo delle tasse, passando dai servizi a domicilio riservati agli anziani e agli spazi offerti ai senza tetto. E non è mancato un passaggio sulla fornitura di mascherine. Mi arrivano molte richieste per fornire le mascherine ai cittadini. A questo proposito ci tengo a precisare che la verità è che le mascherine non si trovano e non bastano neppure per i medici, gli infermieri e il personale sanitario. Fracassi ha poi voluto replicare alle accuse di non informare la cittadinanza sulle politiche messe in campo dal comune. Cosa assolutamente non veritiera, in quanto tutta la documentazione prodotta è stata divulgata in modo appropriato e in tempo reale sul sito internet del comune e i suoi canali social per ampliarne l'efficacia diffusiva. Anche questo è un modo per stare vicino ai miei concittadini ed alle persone. Lo abbiamo fatto non da casa, ma stando in comune ed impegnandoci nell'interesse di tutti. Uno sguardo al presente, fatto di emergenza, ma anche al futuro. Pavia non si ferma e punta sulle opere pubbliche con un finanziamento di 7 milioni di euro. Ieri abbiamo messo in campo un piano di realizzazione di opere pubbliche attese da anni dai cittadini pavesi. Noi abbiamo il dovere di guardare al futuro e di mettere le basi per realizzare una città migliore. Le opere che saranno messe in cantiere infatti soddisfano le esigenze dei cittadini, come ad esempio la messa in sicurezza e riqualificazione di strade e marciapiedi, delle scuole, degli impianti sportivi, dei centri disabili e degli alloggi popolari, del patrimonio immobiliare comunale e, non ultimo, l'intervento sull'annosa questione della manutenzione del cimitero cittadino.